Rallenta di nuovo la TAV, la controversa ferrovia alta velocità Torino-Lione, rallenta, frena, forse salta. Perché? Perché la Francia ha gelato il governo Meloni e ha rilanciato invece i no-TAV che esultano, perché un comitato consultivo del governo francese, si chiama COI la sigla, ha depositato un parere ufficiale che sposta di 10 anni la costruzione della tratta ad alta velocità in territorio francese, i 110 chilometri che dovrebbero collegare la fine del nuovo tunnel scavato nel Moncenisio tra il tunnel e verso Lione. Questo per ragioni di costi. I francesi considerano troppo cara, almeno secondo le notizie che circolano, questa tratta, e propongono invece nel frattempo di fare solo un ammodernamento, un aggiustamento della vecchia linea ferroviaria Modane-Digione, che costerebbe molto meno. Allora, siamo qui per parlare con alcuni ospiti di quello che potrebbe essere disastro TAV. Chiediamo a Paolo Foietta, è stato il commissario governativo per la realizzazione della TAV Torino-Lione, adesso è il presidente della conferenza intergovernativa Italia-Francia per la Torino-Lione. Architetto Foietta, i francesi frenano, ci hanno ripensato sulla TAV? A me non pare, devo dire, anche a me mi ha stupito il taglio che è stato dato in questo articolo. Va spiegato che la Torino-Lione è fatta di 3 pezzi. Un pezzo che è la tratta di Valico, è l'equivalente del tunnel del Brennero, per intenderci, o del tunnel del Gottardo o dell'Eschberg in Svizzera. Questa sta andando avanti. Ormai è assolutamente operativa e alla fine dell'anno toccheremo in questo momento il 35-40% della parte realizzativa. Sono stati affidati incarichi per quasi per 5 miliardi, 4 miliardi e mezzo, e per quanto riguarda la tratta italiana sarà affidato entro l'estate. Il costo della parte del tunnel, quindi della realizzazione del tunnel di base della Torino-Lione, quando parliamo di tunnel di base vuol dire la tratta di Valico che va da Bussoleno a Saint-Jean-de-Maurien, che è lunga più o meno 57 km, questa parte qui vale come costo certificato al 2012 8 miliardi e 6, viene annualmente rivalutato questa cosa qua. Alla fine viene diviso al 47%, 47,9 esattamente, per la Francia, e il 52,1 viene pagato dall'Italia. Questo perché, questa simmetria? Perché già allora chi aveva sottoscritto l'accordo teneva conto, su richiesta francese, che i francesi avrebbero dovuto realizzare 120 chilometri di accessi al tunnel, mentre per la parte italiana da Torino gli accessi erano meno di 40 chilometri. Quindi quel lavoro sta andando avanti. Quello di cui noi stiamo parlando, su cui potrebbe esserci un ritardo, riguarda le tratte di accesso francese. Per intenderci, quando si fa un ponte ci sono quelle rampe per salirci. Allora, mentre la rampa italiana noi siamo pronti per realizzarla e dovrebbe essere realizzata in contemporanea alla fine del ponte, per quanto riguarda invece le tratte francese c'è una discussione in corso in termini dei tempi, non tanto sul farla, ma quando sarà pronta, ecco, quindi sui tempi in cui sarà realizzata. Il COI, secondo l'articolo che ha anticipato Repubblica, questa notizia ha detto che la TAV, il tratto francese, è troppo caro e propone in sostanza di rimandare di 10 anni. Il COI ha detto questo intervento sa da fare. Nella programmazione temporale ha detto bene, la programmazione temporale dovrebbe essere realizzata per il 2043. Considerando che il tunnel viene concluso nel 2032, quindi avevo 10 anni circa
di interregno in cui sarebbe stato pronto il tunnel, ma non sarebbe stata in questo momento pronta la tratta di accesso francese. Questa cosa naturalmente non è stata considerata positivamente né dal governo italiano né dalla Commissione europea. Non è stata considerata positivamente, è stata proprio una doccia fredda. Invece per i no-TAV è stata una notizia, diciamo, che li ha rivitalizzati. Abbiamo Francesco Richetto, è uno dei leader del movimento no-TAV. Qual è la vostra reazione a questa notizia? Intanto è una notizia in attesa o era nell'aria? Ma è una notizia di alcuni mesi fa, che se ne parli oggi è chiaro il motivo, nel senso che c'è una tensione crescente tra i due stati su molti temi. Questo è l'ennesimo problema tra l'Italia e la Francia, che un organo come il COI, quindi di fatto un organo ufficiale a cui si affida il governo francese, abbia detto queste cose è una cosa molto importante, perché vuol dire che finalmente una parte della popolazione francese, quindi della struttura di governo francese, ha tirato fuori uno dei problemi. È un'opera incredibile, le previsioni di traffico lo hanno sottoscritto entrambi i governi, gli stessi proponenti dell'opera lo dicono, sono state disattese negli ultimi anni, quindi oggi abbiamo una linea che viene utilizzata al 20% nelle sue possibilità. Nella vicenda della Torino-Lione, queste previsioni dovevano arrivare appunto alla saturazione, non si sono mai avverate. Quindi il problema è tutto lì. Costruire un'opera da 10 miliardi di euro per risolvere un problema che sono poi quei 2.000 camion di media che transitano attraverso la Val di Susa verso la Francia, che rappresentano circa lo 0,1% di emissioni di CO2 nel nostro paese. Nel medesimo territorio abbiamo, ad esempio, quindi le proporzioni sono gigantesche, 80.000 vettori camion che passano sulla tangenziale di Torino. Quindi due camion in proporzione passano dalla Val di Susa e vanno in Francia, 80 in contemporanea a 50 km da casa mia, ruotano attorno a Torino. È chiaro quello che sta succedendo, non c'è un aumento dei traffici, quest'opera è funzionale solo a chi la costruisce. È una devastazione ambientale incredibile, emetterà 10 milioni di tonnellate di CO2 nella costruzione solo del tunnel di base, quei 57 km di cui ha parlato bene Foglietta. Loro sanno benissimo di quello di cui si sta parlando, quindi quest'opera è un progetto molto anziano che parte dagli anni 90, siamo nel 2023, qui si parla di metterla in funzione nel 2043. Tutta questa storia qua non è solo una storia di un progetto lento, è una storia che riesce a guardare a un pensiero antico che è stato di fatto negli anni smentito, perché ad oggi non abbiamo un aumento dei traffici, anzi si stanno riducendo, e questo non è dovuto alla mancanza di questo progetto qua, ma è dovuto a una mancanza di economia e di relazioni tra questi paesi, che è strutturale in Europa. Voi pensate, Richetto, che con questo parere cambierà qualcosa nel piano dei lavori, degli appalti che, ha detto Foglietta, vanno avanti comunque per la realizzazione della galleria di base e che quindi già è un investimento cospicuo e anche con un grande impatto sull'ambiente, perché forare 57 km e mezzo di montagna, o che ci sarà forse ci sarà un rallentamento o un ripensamento anche del governo italiano? Beh, questo dipende sicuramente da noi, inteso noi largo e vasto che sono le popolazioni. Ad esempio a giugno ci sarà una grande mobilitazione in Francia, cosa che viene sottaciuta ovviamente dai governi, una delle tante mobilitazioni che ci sono in Francia in questo anno. Dipende dalle popolazioni, se le popolazioni, le persone oneste avranno voglia di mettersi in gioco, avere una voce critica rispetto a chi di fatto ha portato la vita in Europa, l'economia in Europa a un vero disastro fino ad arrivare alla guerra, che mi sembra la ciliegina sulla torta di un progetto fatto da persone che non sono assolutamente in grado di progettare il futuro
dei nostri territori, delle nostre vite. Adesso entriamo a fondo anche nell'analisi dei costi e poi vado da Stefano Esposito, ex parlamentare, è stato deputato, senatore del PD a favore della TAV. Prima faccio sentire a tutti quello che diceva Marco Travaglio a Servizio Pubblico qualche anno fa, ma le parole sono attualissime. Allora, l'abbiamo sentito, il TAV Torino-Lione nasce 21 anni fa, quando era appena caduto il muro di Berlino, al governo c'erano Andreotti e Cirino Pomicino e alle ferrovie Lorenzo Necci. Poi, guarda caso, Tangentopoli li ha spazzati via tutti. Un'altra era geologica, quando i politici erano in preda a una supersonica invidia del pene e come modello di sviluppo inseguivano ancora la muraglia cinese e la piramide di Cheope. Poi sappiamo che cosa ci hanno lasciato di grosso, il debito pubblico in eredità. Il primo studio di fattibilità commissionato dalla Regione Piemonte 21 anni fa stimava che i passeggeri fra Italia e Francia sarebbero aumentati da 1 milione e mezzo a 7 milioni e 700 mila in 10 anni. Invece adesso sono 700 mila, un decimo del previsto. Infatti il vecchio treno diretto Torino-Lione è stato soppresso da un pezzo. Allora si è detto, siccome la nuova linea non serve per i passeggeri che non ci sono più, servirà per le merci. E il progetto ha cambiato nome da alta velocità a alta capacità. Adesso, a parte l'idea folle di fare una nuova ferrovia per portare le rape, le fave, soprattutto le fave, mezz'ora prima da Torino a Lione, basta dare un'occhiata ai dati del traffico merci fra l'Italia e la Francia, che è salito fino al 2000 e da allora è colato a picco. L'Ufficio federale dei trasporti svizzero calcola che nel 2000 viaggiavano 8 milioni di tonnellate di merci. Oggi ne viaggiano 2,5, anche perché ormai il grosso passa dal Gottardo e dal Brennero. Basta appostarsi sulla ferrovia Torino-Modane e osservare: l'80-90% dei treni merci passa completamente deserto. Anche perché abbiamo speso un sacco di soldi per potenziarla, la Torino-Modane, che ora potrebbe trasportare fino a 20 milioni di tonnellate, invece ne trasporta 2 o 3 al massimo. Cioè nessuno usa la linea esistente e noi furbi cosa facciamo? Ne facciamo una seconda. Con un cantiere che durerà 15 anni, scaverà 57 chilometri in una montagna piena di amianto e materiale radioattivo, perché noi siamo molto furbi, come se non fosse bastata l'Eternit a insegnarci qualcosa. E dove lo mettiamo i milioni di tonnellate di detriti, per giunta in parte tossici, che usciranno da quel buco? E quanti tir ci vorranno per portarli via, con quanta CO2 e quanto inquinamento? E che fine farà il turismo nel frattempo? E le infiltrazioni dell''ndrangheta in quella regione? Qualcuno ci ha pensato, e chi curerà le 10.000 persone che si prevede che rischino di ammalarsi per le polveri e lo smog da cantiere, visto che è previsto addirittura un più 10% di malattie cardiache e respiratorie? Per questo non è vero che il TAV è inutile. Il TAV Torino-Lione è dannoso per l'ambiente e le falde acquifere. Chiediamo ai toscani cosa è successo con il TAV tra Firenze e Bologna, per la vita e per la salute degli abitanti della Valsusa, ma soprattutto per le casse dello Stato è dannoso. Dicono che l'Europa dovrebbe pagare il 30-40% dell'opera, ma non è vero niente, non c'è niente di sicuro. Finora ha stanziato solo 600 milioni per il tunnel esplorativo, il resto è tutto da vedersi. Questo Marco Travaglio a Servizio Pubblico il 1 marzo 2012, ma sembrano oggi ancora attuali. Stefano Esposito invece ex senatore, già deputato del PD, lei era a favore, no, della TAV. Queste posizioni francesi le fanno cambiare idea? Va ripensato l'investimento o invece è sempre valido? Ma io devo dire che trovo abbastanza ragionevole che i francesi si stiano ponendo questo problema. Tra l'altro, con la Francia già nel 2017 e nel 2016 ci fu una discussione che affrontammo peraltro proprio a Lione in un incontro bilaterale. Loro sul tema della tratta nazionale hanno sempre avuto una questione aperta. Oggi il COI, come Richetto credo si ricorderà bene perché ne hanno parlato molto come movimento, la Corte dei Conti francese ha più volte segnalato un tema di costi in capo al governo francese. Il dato che a me colpisce è che ogni volta si apre questa discussione sulla Torino-Lione frena, è morta, non si farà.
Io credo semplicemente che ci sia un punto, e cioè che i francesi si sono forse leggermente stufati del fatto che l'Italia abbia continuamente, con uno stop and go che va avanti da troppi anni, rallentato la realizzazione di quest'opera. Cioè, io da sostenitore di questa linea dico una cosa, noi non abbiamo ancora scavato se non il tunnel geognostico sul lato italiano e l'appalto per i lavori grossi. Che in questo momento dovrebbero cominciare sul lato italiano, non sono ancora stati assegnati. E naturalmente dobbiamo decidere se siamo un paese che vuole giocare la partita del rinnovamento delle infrastrutture o se invece siamo un paese che ogni 3x2 si ferma. L'ultimo stop riguarda i governi che si sono succeduti, quindi non faccio distinzione tra governo giallo-verde e governo giallo-rosso, tanto per essere chiari, tra il 2018 e il 2020. 22, e quindi c'è anche una responsabilità, secondo me, evidentissima, perché c'è stato un ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che era del Partito Democratico e lì ci sono stati ulteriori ritardi. Se posso dire la mia, io non credo che alla fine ci sarà, lo stop. Credo che, la Francia stia giustamente rivendicando anche un aumento della quota di cofinanziamento sulla tratta nazionale francese. A loro costa 9 miliardi. L'attuale cofinanziamento, che peraltro fu approvato negli anni 16-17, probabilmente non è più sufficiente, ma dubito che questa cosa interrompa la realizzazione dell'opera. Da un lato Travaglio parlava nel 2012 di amianto e radioattività in quel tunnel. Abbiamo scavato seppur pochi chilometri e i francesi invece stanno scavando molti chilometri, non si è trovato un grammo di amianto e non si sono trovate materiali radioattivi, pietre radioattive. Quindi io chiedo solo di evitare la propaganda perché non credo serva a nessuno. L'altra cosa invece su quale sono anche disponibile a confrontarmi, Richetto prima parlava di 2000 TIR. Allora, Richetto, io ho davanti a me i dati del traffico pesante. Quindi non del traffico leggero, ma del traffico pesante, alla barriera di Salbertrand, quindi quella che va in Francia, eh? Non ti sto parlando né di Avigliana né del totale delle barriere. Barriera di Salbertrand, cioè quella che va e torna dalla Francia. Nel mese di gennaio sono transitati 106.140 TIR, a febbraio 100.602 TIR. A marzo 119.146 tir. Siccome questi non viaggiano sulla tangenziale, perché la barriera è quella di Salbertrand, cioè quella che è l'ultima, poi si va in Francia o si arriva in Italia dalla Francia, almeno sui numeri raccontiamo la verità. Non so tu dove li abbia visti, i 2000 tir. I tir che transitano per la Francia sono questi, dati ufficiali della società che gestisce e che voi conoscete molto bene, la Torino Bardonecchia. Richetto, vuole replicare a Esposito. Sì, questo non tiene conto questa di cui parlavo io è la media. Questo non tiene conto del problema del tunnel del Bianco che in questo momento è sotto lavorazione. Quindi noi logicamente abbiamo uno spostamento di traffico sulle varie direttrici. In più io parlavo di traffico al giorno, non di traffico mensile, perché noi di quello penso che parliamo. Quindi se c'è un discostamento leggero sono d'accordo, ma dobbiamo qualificarlo come tale con i vari problemi che abbiamo in questo momento qua. Logicamente se lo moltiplichiamo per un mese siamo lì, cioè ci mancherebbe. Però questo non vuol dire che le emissioni che produce questo valico non siano quelle, cioè non rappresentino lo 0,1% delle emissioni generali e non ci dimentichiamo del costo complessivo di questa operazione qua e del mancato spostamento di queste merci sul traffico che è possibile ospitare nella linea storica, con tutte le lavorazioni che si dovrebbero fare in questa direzione qua, che si parla di logistica, di nodo di Torino, tutte cose che negli anni sono state accantonate, che la Francia stessa dice faremo dopo, quindi i famosi accessi al ponte, perché è logico che se qua parliamo di moltiplicazione di camion, uno parla di numeri al giorno, uno parla di numeri al mese, non prendiamoci solo in giro, nel senso che qua dobbiamo guardare al problema complessivo. Nessuno vorrebbe vedere le merci sulla gomma, tutte le vorrebbero vedere sul treno,
Il problema è che non si sta facendo nulla per fare questo, per utilizzare ad esempio una cosa che già c'è, su cui sono stati spesi, e lo dice Travaglio, tantissimi soldi, lo dice bene, e che oggi viene utilizzata al 20-30% delle sue possibilità. Che i francesi si siano stufati, è vero, ma si sono stufati di una visione che è fuori dal tempo, di una visione ideologica in cui invece di guardare al sistema completo dei trasporti si guarda esclusivamente al tunnel. Tant'è che oggi Foietta, che è presidente della CIG, continua a parlare di tunnel e non si preoccupa assolutamente del progetto in modo complessivo, quando invece sa benissimo che se saltano gli accessi dal lato francese rischia di saltare tutta l'opera e si rischia veramente di fare un ponte. Sì, ma senza accessi, è un ponte che salta nel vuoto. Ad esempio, l'Europa vuole chiudere e diciamo andare in pareggio sulle emissioni nel 2050, i proponenti l'opera ci dicono che se tutto va bene, nel 2055 ci sarà il recupero solo dei costi di emissione della costruzione del tunnel. Ma se le previsioni di transito continuano così, forse neanche a fine secolo si recuperano queste emissioni qua. E se i transiti rimangono tali, forse non si recupereranno mai. Quindi in realtà si useranno un sacco di energie, si produrrà un sacco di emissioni di CO2, le stesse che producono i mezzi che viaggiano su gomma, senza mai rientrarne. Quindi i costi-benefici sono anche questi. Vediamo i costi, perché ci sono molte cifre, le cifre ballano, poi le cifre non rimangono ferme, perché con l'inflazione poi le cifre lievitano e vanno rivalutate. Una stima dei costi, non aggiornatissima ad oggi, ma partiamo da qui, perché sono anche i dati che ha citato Foietta, sono allora l'opera, la Torino-Lione alta velocità, sono tre parti: il tunnel di base, cioè il tunnel di 57 chilometri e mezzo da bucare la montagna, il Moncenisio, costo al 2012 la stima era 8,6 miliardi di euro, ma questa somma va rivalutata, poi lo chiediamo a Foietta, certamente oggi è più alta questa somma. La tratta francese circola quella che i francesi hanno detto: noi per ora non la costruiamo, la rimandiamo al 2043, che forse, come dire, non la faremo mai, cioè vogliono vedere quale sarà il traffico. Si parte da un costo stimato di 7 miliardi, ma si parla anche di 8-9 miliardi. Per la tratta italiana, i 40 chilometri verso Torino, dal tunnel verso Torino, 2 miliardi di euro. Se sommiamo, arriviamo a 18 miliardi, ma la somma è già più alta. E allora io torno dall'architetto Foietta e gli chiedo: allora i soldi, cioè intanto queste cifre oggi, gli 8,6 miliardi in particolare del tunnel, perché è quello su cui si sta già lavorando e in cui si devono affidare degli altri appalti, oggi questa somma che era basata su calcoli del 2012 sicuramente più alta, una stima potrebbe essere intorno ai 12 miliardi di euro? Se facessimo i conti oggi ragionerei intorno ai 10. Per il futuro, beh, non abbiamo la palla di cristallo, potremmo rientrare in una fase di inflazione molto contenuta, oppure potrebbe di nuovo marciare un'inflazione a passo di marcia problematica. E l'Italia di questa somma quanto spende? Quanto ci costa? Quanto costa ai contribuenti italiani? Parte a carico dell'Italia in questo momento è preso la somma di 8,6, considerando che l'Europa si è impegnata a finanziare il 40% in questa fase, che dovrà essere portato al 50 o 55% dell'intera opera. Quindi, se sono in questo momento, facciamo per comodità, 10 miliardi, sono 5 miliardi da spendere. E sono in questo momento circa 2 miliardi e 7 da parte dell'Italia e 2 miliardi e 3, insomma, da parte della Francia. E quindi questi soldi rischiano poi di essere buttati se i francesi fermeranno la TAV o non ripenseranno questo parere del COI, che diciamo non è un parere vincolante, quindi il governo francese ha detto, sollecitato da Salvini che si è subito preoccupato, ha risposto: ma noi non abbiamo preso ancora una decisione, non abbiamo
convalidato questo parere, però una decisione ve la faremo sapere entro luglio, quindi questo vuol dire che i francesi non è affatto rassicurante questa risposta e i dubbi li hanno e sono tanti. E allora, parlando di costi, è bene tenere presente del possibile disastro TAV come delle opere pubbliche, quella che è stata l'evoluzione delle stime dei costi di questa opera. Partiamo, questo è la Banca d'Italia, due studiosi della Banca d'Italia in un convegno qualche anno fa hanno pubblicato proprio l'evoluzione dei costi, io la chiamerei la lievitazione, l'esplosione dei costi. Nel 1991 il primo studio di fattibilità delle ferrovie italiane e francesi, perché poi sono quelle che hanno la responsabilità di eseguire l'opera, di appaltarla, stimava solo la tratta internazionale 2,9 miliardi di euro. Poi questa cifra è stata via via aggiornata e dopo 20 anni, nel 2010, le stime tra il costo della tratta internazionale, cioè il tunnel e le due tratte, quella francese e quella italiana, era 22,2 miliardi di euro. Di questa somma la quota a carico dell'Italia è indicata in questo studio della Banca d'Italia 9,1 miliardi di euro. Poi ci possono essere i cofinanziamenti europei, sono previsti, ma i finanziamenti europei ci sono se l'opera rispetterà tutte le previsioni. Ad esempio, una domanda che ci si sta facendo in questo momento è: se i francesi rallentano, ritardano o non faranno tutto, il finanziamento europeo, che è a fondo perduto, ci sarà nella stessa misura o invece sarà rivisto? E questo è un altro grosso punto interrogativo. Io torno da Stefano Esposito, quindi su queste valutazioni, su queste cifre, anche le opere pubbliche, i costi che lievitano, noi poi non sapremo se quest'opera andrà avanti altri 10, 15, 20 anni, quali saranno i costi finali, a parte diciamo l'effetto naturale dell'inflazione. No, ma sul tema dei costi ha risposto in maniera puntuale Paolo Foglietta. È ovvio che già il solo fatto che gli 8,7 fossero determinati, 8,6 fossero determinati al 2012, che siamo nel 2023, e ribadisco, io su questo sono estremamente critico, siamo ancora sul lato italiano all'affidamento, ci siamo quasi, mi dicono, ma all'affidamento dell'appalto, quello grosso, quello che dovrebbe diciamo dare la spinta propulsiva alla parte italiana, da parte italiana la dice lunga. Poi ovvio che nessuno immaginava la guerra Russia-Ucraina, l'inflazione che si è avvicinata quasi al 10%, adesso sta scendendo, ma è evidente che i costi aumenteranno di questo passo. Il vero problema di questo paese è che immagini un'opera pubblica un determinato anno e prima di vederne la conclusione passano decenni se non ventenni. Io da questo punto di vista, quando sono stato in Parlamento, ho condotto una battaglia e naturalmente c'è un problema paese che riguarda quest'opera, ma riguarda purtroppo tutte le opere pubbliche, cioè che ci va troppo tempo per realizzarle, molto spesso nascono vecchie. Non è questo il caso, secondo me. Io su questo rimango convinto dal punto di vista tecnico e trasportistico della bontà. È evidente che i francesi dovessero decidere, e ce lo comunicheranno a luglio, ho letto anch'io le dichiarazioni del ministro dei trasporti francese questa mattina, ci comunicheranno a luglio che loro intendono andare al 2043, è evidente che questa è una botta molto dura per la Torino-Lione. Non so in che modo ci possa essere a quel punto un ripensamento, perché gli scavi sono abbastanza avanti, e cosa facciamo? Ripristiniamo, per carità, spendiamo altri soldi. Il punto che rimane però è quello di carattere ambientale. Io purtroppo dissento da Richetto, capisco il suo approccio, però non dobbiamo solo raccontare cose che non sono vere, perché anche fossero 2.000 al giorno, Richetto, sarebbero 60.000 per 30 giorni. Io ti ho dato cifre che vanno sempre sopra i 100.000, a marzo 120.000. Se voi ritenete da Valsusini che avere 4.000 tir che vi girano sulla testa e nelle vostre valli sia un fatto ambientalmente compatibile, io davvero, sono passati un po' di anni, sono diventato anche un pochino più vecchio e quindi meno caldo, ma se voi pensate che questo sia la cura dell'ambiente che avete in mente, io ritengo che sia una follia. Detto questo, ti do solo un ultimo dato, e tu lo sai perfettamente perché lo conoscete bene, questa storia che la linea storica è una linea sottostimata, sottoutilizzata,
È vero se detta così, ma se la si dice per quella che è dal punto di vista tecnico, gli operatori non la usano perché è una linea che richiede tre locomotive per salire e quattro per scendere. È antieconomica quella linea. È una linea studiata da Camillo Benso di Cavour. Ma come si fa a spalmare i costi-benefici di un'opera come questa in 10, 15, 20, 25 anni, quando è un'opera destinata a durare almeno 100 anni? Mi fermo a 100 non duro, e non dico 150, almeno a 100 anni. Se la Francia ci dirà che nel 2043 si apre un tema anche per uno come me che l'ha sostenuta, di capire che cosa significa e se ha ancora senso la Torino-Lione. Chiudo ancora, Richetto, ti do un assist. Io del progetto della tratta italiana non ho ancora capito a che punto siamo, perché Foglietta dice che siamo pronti, è un caro amico, ma sulla tratta italiana non siamo pronti. Mi dispiace, siccome io sono uno abituato a dire quello che pensa sempre, sulla tratta italiana non siamo pronti. Mi aspetto di vedere al più presto pubblicata su qualche giornale un bando di gara per gli interventi previsti sulla tratta italiana e vorrei vedere il progetto definitivo. Nel 2018 la Corte dei Conti dell'Unione Europea ha pubblicato questi dati. Il costo di un chilometro di alta velocità in Italia, cioè quindi parliamo di tutta l'alta velocità, più di 1500 chilometri, quindi non stiamo parlando della Torino-Lione, perché lì non c'è ancora, è costata 28 milioni di euro al chilometro l'alta velocità in Italia. In Francia 15 milioni di euro a chilometro, in Germania 13 milioni di euro, in Spagna 12 milioni di euro. Questi dati sono impressionanti anche perché buona parte dell'alta velocità in Italia è in pianura, non è solo nell'Appennino, in zone montuose. E quindi infatti si dice spesso, altre fonti dicono che il costo di un chilometro di alta velocità ferroviaria in Italia è circa il triplo di quello che avviene nella media dei paesi, questi sono paesi importanti, paesi evoluti, comparabili con l'Italia. Ma nel costo delle opere pubbliche, delle grandi opere pubbliche in Italia, sappiamo ci sono degli extra costi. La Banca d'Italia ha parlato in generale, il governatore Visco, non solo per l'alta velocità, di opere che costano il 30% in più di una media. Sappiamo che dentro queste cifre ci possono essere anche i costi dell'illegalità, della corruzione in generale. Vorrei chiedere a Foietta, però, di fronte a queste notizie che arrivano dalla Francia, di questo, diciamo, forte raffreddamento, ripensamento sulla tratta della TAV francese, i no TAV italiani diciamo, hanno esultato, si sono proprio rilanciati alla grande. I notaro spesso festeggiano a sproposito. Allora, in questo caso io vorrei chiarire, l'unica opera di queste dimensioni a livello europeo che comprende tunnel di base e tratte di accesso è proprio la Torino-Lione. Per esempio, il Brennero, esistono dei problemi ben più seri che riguardano la Torino-Lione proprio per le tratte di accesso austriache e tedesche, quelle che vanno a Monaco. Di questo nessuno ne parla, insomma, l'Europa le sta affrontando, la diplomazia le sta affrontando, ma sono fermi su questo lato qui. Io ritengo che in questo momento, come ho detto prima, un ritardo di qualche anno renda comunque questo intervento estremamente lungimirante, come corretto che sia considerato, insomma. Richetto, dice Foglietta che i notav esultano a sproposito. Ma guarda, qua non c'è niente da festeggiare, qua è un disastro, nel senso che continuiamo a parlare, a raccontare delle cose che secondo me sono molto lontane dalla realtà. C'è un problema serio, qua va affrontato. La linea storica nostra funziona benissimo, è stata riammodernata nel 2011. Il problema è che nessuno fa delle politiche in Europa per spostare le merci dalla gomma alla ferrovia. Piuttosto si fanno delle politiche per costruire nuove infrastrutture, ma nessuno bada a incentivare questo tipo di trasporti qua. E non c'è niente di più da aggiungere, secondo me. Sono tutte balle che ci vengono raccontate da anni. Nessuno vuole spostare le merci dalla gomma al ferro. Piuttosto si pensa a costruire delle infrastrutture enormi,
di fianco a delle infrastrutture che già ci sono, nonostante non si riesca ad utilizzarle. Non gliene frega nessuno di utilizzare il ferro, di utilizzare le ferrovie. Si vuole utilizzare la gomma per costruire e devastare l'ambiente e per spostare le merci. E nessuno pensa alla vita delle persone che vivono nei territori attraversati da queste grandi opere, non siamo gli unici, e nessuno pensa all'ambiente che comunque quando viene toccato o devastato non ha più un piano di rinascita o di ricostruzione. La verità è quella lì, dove si costruiscono le infrastrutture. Dopo non ci sarà più un ambiente. Invece di utilizzare i territori che già sono stati antropizzati, quindi per dire, questa linea qua è stata progettata nel 90, quando è entrata in funzione l'autostrada di cui parlava Esposito. Appena hanno finito di costruire l'autostrada, subito dopo hanno iniziato a pensare di costruire l'infrastruttura ferroviaria, nonostante ce ne fosse già una. Qui è l'isteria generale di questo sistema completo che non riesce a trovare delle soluzioni. E allora vedremo questo disastro TAV come andrà a finire e come andrà a finire anche adesso è stato rilanciato da Salvini, dal governo, il progetto del ponte sullo stretto di Messina, due cifre. Il CIPE, quindi il governo, nel 2003 aveva stimato un costo di 4,6 miliardi per il ponte sullo stretto di Messina. Adesso nel riproporre il progetto che era stato sospeso dal governo Monti, il governo ha previsto uno stanziamento, una spesa di 14,6, quindi 15 miliardi. I soldi non ci sono, non sono stanziati, e vedremo come andrà a finire, se ci sarà un disastro bis.